si vuole fare un lavoro sul tema della prigione, sia della prigione riguardante sia la pianta, la figura della pianta vegetale, ma anche la figura appunto dell'uomo, dell'essere, quindi sia il carcerato, quello che è chiuso dentro, sia quello che è chiuso dentro il corpo. Il tema è quello di vedere che cosa si può fare per aprire questo. Idealmente qui ci dovrebbe essere un tappeto di chiavi, inteso nel senso butta la chiave, chiudi lì dentro e butta la chiave, come dire, tutto il tema della memoria, ricordiamoci delle persone che abbiamo buttato, di cui abbiamo buttato la chiave e non vogliamo più sapere nulla. Noi siamo attorno a questa galera, come dire, la città è attorno alla galera, la può vedere, la può osservare, la può guardare, non è vero che è lontana, ci siamo intorno, li circondiamo. Il tema è se vogliamo liberare almeno l'idea di cambiare il tema della chiusura, del chiudere dentro. Quindi questi sono vecchi uffici e utilizziamo ogni ufficio per uno stand. In questo caso, visto che l'area è molto grande, la moduleremo noi e sono tre sale di questo tipo. Su una sala che vi porto ora, sarà un area ricreatorio, dove proprio prendiamo la concezione di quello che era il ricreatorio nato alla fine dell'Ottocento come luogo, spazio in cui il gioco potesse essere una dimensione socialmente utile. Un calcetto di pistoletto, un ping pong e un flipper. E faremo dei tornei. Cioè abbiamo preso l'autostazione per riqualificare. Allora la riqualificazione se può essere anche un momento proprio sociale, che la gente si ferma qui 10 minuti in più per divertirsi, ben venga. Quando voi entrate in una sala, in un ufficio, effettivamente sarà lo spazio per una galleria. Noi vogliamo, sì, certo, trasformare il luogo, riqualificarlo e tutto, però non voglio nemmeno snaturare. Quindi vorrei che la patina, un po' d'archeologia industriale, se vogliamo, del luogo rimanga.